importante, come potete vedere qui siamo nel mercato, sono produttori locali della provincia che vengono anche dalla provincia limitrofe, sono tutti produttori legati al mondo del biologico e sono qui a presentare i loro prodotti. In questo momento c'è una scenetta sul tema dei brevetti dei semi che rappresenta uno dei temi forti di Comenda, perché riteniamo che il tema del diritto sia una delle questioni importanti legate alla sovranità alimentare. In questo momento appunto, assieme alla presenza di Franca Tragni, si sta svolgendo una piccola performance per parlare di temi. Credo che Comenda stia imparando non solo a discutere, a riflettere di contenuti, ma anche a farlo in modo piacevole. Ieri sera abbiamo avuto uno spettacolo molto partecipato di Volero. Sono sempre temi che ci ricollegano ai temi del rapporto con i paesi del sud del mondo, alla sovranità alimentare, a un diverso modo di rapportarsi anche con le comunità dei migranti, che però avvengono attraverso una modalità nuova e assolutamente partecipata. Un festival che ormai è radicato, certo, nonostante le difficoltà e i problemi quotidiani ed economici con cui facciamo i conti, io penso ci sia una bella rete di persone che sta lavorando, c'è un buon coinvolgimento di persone, di volontari e ovviamente anche di produttori, come dimostra la presenza appunto di tutte queste bancarelle. È un evento che risponde ad un'esigenza, un territorio come il nostro che parla di qualità alimentare, di prodotti, di biodiversità, ha il dovere di porsi il problema del fatto che non solo nel sud del mondo, ma purtroppo ormai anche nei paesi occidentali, c'è gente che non ha il diritto al cibo. Il cibo che produciamo sarebbe in grado di sfamare 12 miliardi di persone e non si capisce perché ci sia gente che muore di fame. È una questione di modello di sviluppo, una questione di distribuzione, però è una questione proprio di responsabilità anche delle persone. Credo che Comenda aiuti le persone a pensare e a riflettere anche su questo.